grande gioia oggi, l'Immacolata torna per le strade di questa città. Dopo lunga attesa, e per cui la gioia è più grande, il fervore, la partecipazione, a gloria di Dio e a edificazione del suo santo popolo. Oggi finalmente vediamo questo popolo unito. È il miracolo dell'8 dicembre, però la Madonna lo vorrebbe vedere sempre così unito, unito. Ecco un po' come ho detto commentando la preghiera del Cardinale Comastri. Il Signore ci ha dato l'intelligenza per leggere il libro del creato e tante volte noi questa intelligenza non la mettiamo al servizio del bene, della collettività, dell'aspetto umano, civile. Abbiamo tanta strada da compiere. Quella preghiera dice così, a me molto cara, c'è un'espressione bellissima. Ci hai dato tanta energia e noi l'abbiamo trasformata in bombe. Il Signore ci ha dato tanta energia e tante volte noi siamo distruttivi. La Madonna dice, figli miei, mettiamo insieme il bene, poi noi abbiamo una chance in più nel solco di San Vincenzo Romano, fare bene il bene, con fede viva. Il titolo del carro Ave Maria. Ave Maria è la preghiera che impariamo sin da piccoli. È il saluto dell'angelo nella piccola casetta di Nazareth. A dire il vero, Gabriele dice a Maria, caire Maria, rallegrati Maria, rallegrati Maria. Qual è il motivo della gioia di Maria? Perché Dio sta venendo per prendere carne, e anche la nostra gioia di questa giornata, ma perché sta per venire anche Natale. L'Immacolata ci porta alla degna celebrazione del Natale, cioè la nascita di Gesù nella nostra vita, nelle nostre famiglie, al centro della vita sociale. Don Raffaele Borriello, dopo 2 anni finalmente ritorna la processione dell'Immacolata per le vie della città. Facciamo una riflessione in questa giornata così importante per la comunità di Torre del Greco. Beh, credo che è veramente bello sentire la gioia e l'amore che la nostra città riversa verso Maria, in un momento nel quale quel vuoto che si è creato durante questi anni viene oggi coperto e riempito di una certezza che la Madonna non ci ha mai abbandonato e che il suo insegnamento è soprattutto nel sì che Maria ha detto, sapendo che quel sì comportava una serie di difficoltà che hanno portato a vivere nella sofferenza la sua completa dedizione al Signore. Possiamo vivere i momenti drammatici del dolore, del lutto, della sofferenza inspiegata, ma avere la forza di Maria e come Maria continuare a fidarsi di Dio, perché dalla croce Lui ci assicura la vittoria nella sua vicinanza e nella risurrezione. Nel segno di Maria si deve rinnovare anche un impegno civile. Beh, questo credo che nella misura nella quale viviamo questa festa non solo come circostanza esteriore, ma la vogliamo far diventare un impegno di vita. Questo impegno di vita è necessario che venga manifestato e vissuto anzitutto da coloro che ne hanno la responsabilità e l'autorità della vita civile del paese, ma anche di tutto il popolo, che deve sentire la bellezza di appartenere a un paese che si gloria di avere l'Immacolata al centro della propria vita. E allora sì che noi lo dobbiamo tradurre nelle piccole scelte anche quotidiane. È una giornata bellissima, Dio rinnova la sua alleanza con la nostra città, con la nostra terra, e Maria rappresenta proprio l'arca dell'alleanza. Ecco, l'arca dell'alleanza ha questo significato di sancire un'alleanza, di rinnovare un'alleanza, un patrocinio, diciamo così, tra la nostra terra e il cielo, e l'Immacolata Concezione è nel mezzo di questa alleanza. Il titolo del carro Ave Maria, la preghiera che anche i bambini recitano. Sì, l'Ave Maria è anche la preghiera che amano le spose per il loro matrimonio, no? E allora è una preghiera, anche un'intenzione particolare per le famiglie, per le giovani coppie, perché possano trovare nella Chiesa un sostegno.